Sveglia, su, forza. Sveglia, su. Vatti a pettinare i capelli, vamo pronto pure il latte, eh? Vieni a mettere la maglia. Dai. Dobbiamo andare via, su. Hai capelli, vai a pettinare e a lavare la faccia, forza. Ok, andiamo. Va bene? Ok. Andiamo, dai. Oh. Andiamo. Pio! Siamo pronti per accompagnare queste pesti a scuola. Io sto così, dopo quando torno mi do una sistematina. Non devi andare dal dottore. Ho detto una bugia perché Jacopo stamattina ha preso un po' di piccio. Mamma, io due. Comunque ho un pochino di cose da fare stamattina. Non puoi venire. No. Vieni pure, sì, vieni pure tu dal dottore, Cristiano è a scuola. Ah, Cristiano è a scuola, è vero, eh? Tu no, invece a scuola. No, pure tu a scuola. No. Non è vero, tu vai con mamma, io tu vai dal dottore con mamma. Cristiano? Sembra solita lei. Stamattina o ieri qualche giovanotto ha fatto la sua dedica d'amore. M+. No, ti lascio qua. Comunque la macchina è tutta bagnata, colma di umidità. Ed eccoci qua. Prima in 4, ora in 1. Sono sola. Arrivati. Mi prendo un bel caffè prima, poi dopo devo lavorare un attimo ad un video che voi comunque avete già visto
e poi dopo possiamo dire di cominciare la giornata, perché qui ragazzi c'è un po' di caos, un po' tanto. Comunque prima un buon caffè e poi dopo cominciamo la nostra giornata. Una mezza specie l'ho messa. Mettiamo un po' di terra trasparente. Vabbè, comunque c'è, perché il pennello sporco lo devo lavare, quindi all'interno c'è del prodotto. Mi metto un po' di mascara e poi ragazzi dobbiamo andare a pulire, a fare il letto. E ci tocca, purtroppo ci tocca. Dammi tu colpita.
Andiamo. Mangia, mangia. Bacio, dammi bacio prima. Grazie. Vieni. Mi dia, bravo, mi dia. Hai fatto il bravo a scuola? No, non toccare. Hai fatto il bravo a scuola? Sì. E che colore hai fatto oggi? È palla. È la palla, di che colore l'hai fatta? Eh? No, rosso. Che colore hai fatto oggi? Bianco. Blu. 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 E cosa hai mangiato a scuola? Sei sempre fame tu? È pasta. Ah, la pasta. Thank you.
ragazzi, ormai non so in che condizioni sono, è sceso praticamente il raffreddore tantissimo e non mi sento proprio assolutamente in forma, quindi oggi sono anche una mamma malaticcia. Ho acceso anche la luce per, infatti vedete dagli occhiali, per farmi vedere un pochino meglio, perché ormai sono le 17, vi faccio vedere, sono le 16:51 e quindi la luce se n'è andata. Volevo farvi vedere tutte le cosine che ho acquistato da Piazza Italia per me e per i bimbi. Allora, parto prima da me. Allora, la prima cosa che acquistai è appunto questa magliettina che mi vedete indossata e la pagai 7 euro. Poi ho comprato anche questo leggings nero e questo qua l'ho pagato 4 euro. L'ho preso nero, insomma, perché mi piace. Poi ho preso questo pantalone qua, che l'ho pagato sempre 5 euro. È sempre come un leggings, vedete, elasticizzato, ed è questa fantasia qua con il beige, un po' di nero e il marrone, scusate, sto tanto bene, a quadrettini così piccolini. E poi per me ho preso anche questo vestito e forse basta, non ricordo, poi ecco man mano vediamo. Presi questo vestito qua che l'ho anche misurato, è molto carino, tipo così coccodrillo, insomma serpente, che ne so. Sempre 5 euro da Piazza Italia, questi sono gli acquisti che ho fatto tutti da Piazza Italia. Poi per i bimbi, allora, per Christian ho preso questa magliettina qua con questo lama e l'ho pagata 2 euro. Questa qua, ho preso questo verdino. Poi ho preso sempre per Christian, giusto? Ok, questa maglia qua che invece l'ho pagata 3 euro. Di che cos'è? Di niente, mamma. Per Jacopo, per la scuola, gli ho preso queste magliettine con questo colletto un pochino più alto per stare un po' più caldo. Questa qua l'ho presa in grigio, 2,50 euro. Gli ho preso una 18-24 perché tanto sono maglie che deve mettere ora. E poi sempre uguale gli ho preso questa bordeaux e poi ce n'è un'altra bianca, quindi va benissimo così. Sempre in offerta, guardate qua ragazzi, è il tris di magliette. Queste qua sono di Vincenzo, sono 3 maglie, le ho pagate 5 euro. Per Vincenzo ho preso una 11-12 anni e c'è questa qua bianca con le scritte militare. Poi c'è questa qua sempre militare con le... Mamma, dove è il militare? Ci sta, mi sa pure perché non lo so, ma vediamo. Poi ho preso quest'altra qua, cioè quest'altra, poi ci esce quest'altra qua con le maniche militari in grigio e la taschina militare. E per ultimo una magliettina rossa semplicissima, mi si è rotta la stampella ma va bene così. Ancora devo lavare il tutto. Queste qua sono la stessa identica cosa, solamente che sono 2-3 anni, le ho prese per il piccolino, per Jacopo Pio. E a Jacopo sì, ho preso 2-3 anni, ve l'ho detto. Poi vediamo un po' questo pantalone qua. Ah, questi qua se non erro sono sempre di Jacopo, sì. 2-3 anni, li ho pagati 7 euro. E come per le magliette è il pacco da 2 pezzi, quindi ci escono 2 pantaloni. E infatti c'è il nero con il bordino qua in grigio e poi l'altro pantalone in grigio, completamente grigio. Poi vediamo un po' questi qua di chi sono. Questi qua sono sempre di Vincenzo, sempre 7 euro. Uno è tutto nero, semplice, mentre quest'altro è grigio con le scritte in nero e bianco. E questo qua 7 euro sempre. Gli ho preso un po' di panni anche un pochino più grandi perché comunque li metteranno un pochino ora, ma soprattutto poi a settembre, e quindi li ho presi un po' più grandi, sempre per Vincenzo, perché ormai a Vincenzo non gli va più niente visto che cresce un po' troppo. Li ho preso sempre tutte, questo in blu scuro e poi questo qua nel blu più chiaro, e sempre 11-12, sempre 7 euro.
A Vincenzo e a Jacopo sono riuscito a trovare due confezioni, quindi 6 maglie per uno, queste qua a 5 euro ogni 3, e quindi gli ho preso anche quest'altra tipologia blu bianca e questa qua blu notte, sempre 5 euro tutte e 3, mentre a Cristian ho preso le altre due sfuse perché la sua taglia non c'erano tante magliettine. E queste qua invece, ecco, sono di Cristian, il Tris per Cristian, e ho preso una 5-6 anni a lui, sempre in bianco con le scrittine blu e blu notte. Quest'altra è sempre la stessa cosa, sono di Vincenzo, ed abbiamo terminato. Ho preso solamente un paio di scarpe per Jacopo Pio perché ho trovato il numero, mentre per Cristian c'erano tutti i numeri grandi, quindi 33 34, non li ho trovato, lui porta 30, mentre per Vincenzo porta 37 e non ho trovato nulla, e le ho prese solamente a Jacopo, le ho pagate 5 euro e gli ho preso un 26. Non gliel'ho ancora provate, spero che gli vanno bene, dimmi. Ora vengo a vedere. E comunque in totale ho speso 81 euro, però ho fatto una bella spesona. Perché così vi vestite, che ti credi? E così ho fatto una bella spesona di maglie e pantaloni, soprattutto ecco per Vincenzo, perché ve l'ho detto, Cristian più che altro gli passo i panni di Vincenzo e va bene, anche Jacopo gli passo i panni di Cristian, però Vincenzo non... A me però me ne ha comprati più pochi. No, è uguale, soltanto una maglietta in meno, a te 5 e a loro 6. Perché? È perché per te così militare non c'era la tua taglia. Come non c'era? No, se no mamma te lo prendeva, no? Povero. Poliziotto. Poliziotto. Comunque, niente, a Vincenzo mi servono sempre più panni perché cresce e ci vogliono. Mentre a loro riesco un pochino a trasferire i panni da uno a un altro. Niente ragazzi, ora mi sdraio un pochino perché sto veramente malissimo, e stasera gli ho promesso, e stasera ho promesso ai bimbi che li porto al McDonald's perché hanno mangiato tutte le verdure e hanno fatto i compiti per bene, anche se Vincenzo comunque è andato al dopo scuola, però prima si è voluto anticipare qualcosa, infatti avete visto, ho fatto una scheda. E niente, mo mi riposo un pochino, ne approfitto che Jacopo sta ancora dormendo e mi rilasso un po' perché c'ho un mal di testa, tutto qua, raffreddore, insomma, sto male. But I never listen. You hold me back, will never last. Keep talking all your shit. Wondering how all this started. You left me broken hearted. You flip my words, yeah, this love hurts. Keep talking all your shit. Allora, vediamo un po' la tachipirina, dove la trovo. Devo sistemare qua. Attento alle macchine!